Ciao a tutti ragazzi, oggi vi portiamo una decklist di God Control e la lista è la cosiddetta lista del fra. Un BLS, un Sorcio e un Parshat. Diciamo questi sono i boss monsters e nulla da aggiungere. Poi vi spiegherò le combo con Parshat. Yomi, vabbè, fortissimo, ovviamente. Un Deco, allora diciamo che questa è la carta più forte del mazzo perché è la carta che tu vuoi pescare, però ne giochiamo solo una copia. Una Sura molto forte e un Zalog. Allora ragazzi, Zalog vi spiego brevemente, la sua forza è cubica, lui è un 1400-1500 e quindi va da sé che è cubico. Un Breaker, molto forte. Virus, vabbè, un Sangan, due mercanti e la forza di mercante è girare carte come Dust Tornado, Tifone, comunque sono le carte migliori da girare. Due maghi, fortissimo. Un Mimico Oscuro, ci sta, livello 1 Dark, bella forte. E una Serpe, vabbè, ovviamente nulla da aggiungere. Partiamo con The Spell, la cosiddetta Trinità. E la cosa forte di questo mazzo è che se anche tu le peschi, rischi di vincere seriamente. Tifone, Storm. Queste, vabbè, sono tutte 1 per fortissime. Si gioca solo un book perché comunque il mazzo non ne necessita di più. E queste qua, vabbè, sono staple. Due Capri. E diciamo che Capro è la carta fondamentale per fare il cosiddetto OTK del Fra. Ora vi spiego. L'avversario, metti caso, un mostro in attacco, non lo so, tu fai Capro in hand e setuppi il terreno per fare Swamp Creature, che giochiamo in 2x. Ora attenzione, voi direte, ma in cosa consiste l'OTK del Fra? Si chiamano combo a 10 carte, che funzionano con On Sepoltura Prematura. La carta chiave ovviamente è Tribe, senza di lei non puoi fare l'OTK e anche loro fanno parte dell'OTK del Fra. Diciamo che è una combo quasi a 10 carte, ma il mazzo la fa spesso. E diciamo che le chiavi appunto sono queste qui, perché ti permettono di dare un token in attacco. Continuiamo con le spelle. Due metamorfosi fortissime, nulla da aggiungere. Due nobili, staple. Le trappole, ragazzi, ovviamente. Che fai? Non le giochi due Sakuretsu? La carta è veramente forte. Uno per uno che è fortissimo. Un Dust, carta perfetta da girare di mercante. Un Call, un Ring, un TT e una Mirror. Diciamo abbastanza standard, comunque il mazzo si presenta veramente bene, molto forte. Controlla parecchio e appunto con gli OTK del Fra riesci a gestirtela. Extra deck molto, molto tranquillo, vabbè. Si va con queste qua che sono le solite appunto. Questo bello. E due limiti, diciamo un extra deck tranquillo, diciamo standard. Sei deck molto particolare, abbiamo due e tre per di Ghigo che vanno in combo appunto con due per di Upstart. Voi direte, ma perché giocare Upstart di side? Ragazzi, la risposta è semplice: per vedere prima la side e poi tutte trappole. Libro bottomless, perché non giocarne 3? Sta 3. Tre Royal Decree, stable. Perché non giocare 3 Chain Disappearance? La carta è una delle carte più forti in questo formato e T-Side infatti va benissimo in 3x.
E poi una monocopia per i più golosi è un cilindro magico, comunque se state facendo un torneo la Sidney vince i botti. Questo è tutto, seguiteci per altre liste, comunque vi portiamo contenuti di qualità, mettete like e iscrivetevi.